Nuovamente al Coach Reaction fra 3, 2, 1, vai! Ciao a tutti, sono Stefano Rocco e sono un mental coach e vi do il benvenuto qui nella mia coaching zone, posto nel quale amo condividere spunti, riflessioni, argomenti, idee per poter continuare ad allenare noi stessi verso quella dimensione più produttiva e più efficace che ci permette di eccellere in ogni ambito della vita. Quindi, se ancora non l'hai fatto, ti invito a cliccare sul bottone iscriviti. Clicca sulla campanella in modo che otterrai in tempo reale tutti i contenuti che andremo a condividere qui in questa coaching zone. La Mental Coach Reaction di oggi è incentrata su un film uscito nel 2016 che racconta le gesta di Ray Kroc, fondatore di McDonald's, dell'impero del fast food di McDonald's. Interpretato da Michael Keaton, conta le fasi salienti proprio dall'innamoramento dell'idea di business fino alla nascita dell'impero vero e proprio. Questa reaction l'ho divisa in tre punti, in tre passi fondamentali, sono tre momenti che ritengo importanti all'interno del film e che voglio condividere con voi per poter segnare, condividere appunto spunti che ci possano dare quel boost, quell'accelerazione verso una nuova dimensione più produttiva ed efficace. Il film parla della storia di Ray Kroc, un rappresentante di macchine per frappè che girava l'America in lungo e in largo e un giorno decise di tornare da dei clienti che avevano fatto un'ingente richiesta di queste macchine e rimase folgorato dalla loro attività. Ottenere in pochissimi secondi quello che si era ordinato era quasi inconcepibile in quel tempo, siamo negli anni 50, ancora non c'era tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione oggi. Da questa folgorazione nasce poi un'idea di business, nascono delle dinamiche che porteranno poi Ray Kroc a costruire questo impero. Il primo momento che ho scelto è il momento dell'amore a prima vista. Ray Kroc ritorna a San Bernardino, in questo chiosco, da questi clienti. Nell'attesa di rincontrarli, decide di prendere il suo pasto e lì nasce la magia. Nella sequenza si vede proprio lui, e qui Michael Keaton, veramente un maestro nella mimica facciale e nel far percepire quel quasi disagio che vive e che lo fa portare anche a essere un po' grottesco nel rispondere al ragazzo in cassa. Nel rivederlo, lo vediamo insieme, proviamo ad immaginare di essere noi in quel momento Ray Kroc. Venuto da McDonald's, buon appetito. Sì, dammi un hamburger, patatine e una Coca-Cola. 35 centesimi. Quindici centesimi di resto. Ecco a lei. Che cos'è? Il suo pranzo? No, 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 poi ne ha ordinato. Ed eccolo qui. Non ci crede. Sei sicuro? D'accordo. Dove È bella la faccia e il volto del sono andato? bimbo a Può fianco, mangiare direttamente da lì. che lo guarda Hai butta tutto. incredulo. Dove lo mangio? Nella sua auto? O al parco? A casa sua? Dove preferisce? Va bene, e grazie. Studia un po' tutti quanti i volti, le emozioni che stanno provando nel mangiare questo hamburger e Schifo, lui vero? Ah, sì, certo. la rappresentazione comunque della famiglia americana del dopoguerra. Ci sono veramente tanti spunti da Hamburger. questo punto di vista. Pure qui, poi pulisco io.
bene qui? Forse è il miglior hamburger che abbia mai mangiato. Siamo qui per soddisfarvi. Mac McDonald. Guardi qua, Ray Kroc. Quello del multimix, ha parlato con mio fratello Dick. Esatto, sì. E cosa fa qui? Ero a Los Angeles per riunioni d'affari. Io ho pensato, sono a due passi e faccio un salto a salutare. Sono felice che l'abbia fatto. Anch'io, questo posto, gran bella operazione. Le va di fare un giro? Del... Sì, certo. Sì, volentieri. Bene, finisca il pranzo e ripasso. D'accordo, grazie. Opportunità. Siamo negli anni 50 e il sistema messo su è veramente, ma veramente innovativo. Velocità, questa è la parola d'ordine. La prima sosta per ogni hamburger di McDonald è la griglia, gestita da due cuochi, il cui unico compito è cuocere quelle gemme di puro manzo alla perfezione. Nel frattempo, mentre la burger cuoce, gli addetti ai condimenti pensano ai panini. Attenzione. Passaggio hamburger. Passaggio hamburger. Passaggio hamburger. Ogni hamburger McDonald ha due cetriolini. Un po' di cipolla e una precisa quantità di ketchup e senape. Dove li avete presi? Fatti da noi, veramente? Sì, su misura, come tutta la cucina. Poi, che cosa? C'è l'ultima stazione dove il panino viene assemblato. E... voilà, un ottimo hamburger. Beh, già da questo primo passo, questo primo momento del film, sono veramente tantissimi spunti. Riconoscere l'opportunità e coglierla. Questo passaggio, questo momento del film mi ha ispirato così tante riflessioni da questo punto di vista, perché spesso le opportunità che ci si presentano rischiano di non essere colte perché non siamo pronti a viverle, non siamo pronti a sfruttarle. E quanti di noi si meravigliano a vedere il risultato di un lavoro, quanti restano in silenzio delle volte davanti a queste possibilità. Lui risponde sì volentieri, era già partito in lui un processo di quasi di discernimento su quello che stava vivendo in quel momento, e siccome era un visionario e amava molto il suo lavoro, aveva molta passione per il suo lavoro, quella parte di marketing, quella parte di businessman lo ha portato a cogliere l'opportunità, ad andare nel profondo sin da subito. La domanda che nasce è questa: come vivi le tue opportunità? Come le riconosci? Secondo momento che ho scelto per questa Mental Coach Reaction dedicata al cinema è il momento in cui Ray Kroc, vistosi in forte difficoltà finanziaria, perché comunque gli accordi e il business non stavano decollando come aveva immaginato, fa un incontro speciale, incontra un consulente finanziario che si trovava in quel momento in un istituto e aveva ascoltato la storia di Ray Kroc, e da lì l'idea di business di Ray Kroc prende un'altra direzione. La vediamo insieme e poi un paio di spunti molto importanti, soprattutto quando parliamo di idee di business. Mi parli dei terreni? I terreni? I terreni, gli edifici, come funziona quell'aspetto? È molto semplice in realtà. L'affiliato trova un pezzo di terra che gli piace, la prende in concessione per 20 anni, accende un mutuo edilizio, tira sull'edificio ed è fatta. Quindi è l'affiliato che sceglie il luogo? Sì. Che sceglie la proprietà? Lei fornisce formazione, sistema, competenza gestionale e lui è responsabile per tutto il resto. Ed è un problema? Bello grosso. Lei non sembra aver capito in quale campo lavora. Non è l'hamburger il suo campo.
Il suo campo è l'immobiliare. Lei non sembra aver capito quale sia il suo business. Questo è un passaggio, secondo me, che fa la differenza. Ma finiamo di vedere e poi gli spunti. Non si fonda un impero con l'1,4% su un hamburger da 15 centesimi. Lo si fonda possedendo il terreno sopra il quale quell'hamburger si cuoce. Quello che lei dovrebbe fare è comprare dei lotti di terreno, dopodiché dare in concessione i suddetti lotti agli affiliati che, come condizione dell'accordo, potrebbero locare terreni da lei e da lei soltanto. Questo le porterebbe due cose. Uno, un solido, immediato flusso d'entrata. I soldi arrivano prima che venga piantato il primo paletto. Due, maggior capitale per l'espansione, che a sua volta finanzia l'acquisto di altri terreni, che così finanziano una maggiore espansione. E così via. E così via. Terreni. Terreni, terreni, ma come? Ma io produco hamburger, che cosa c'entrano i terreni? Questo step l'ho scelto proprio perché Ray Kroc, nel suo essere comunque cinico nel portare avanti l'idea di business, nel suo voler arrivare a tutti i costi, mette in campo due skill: fiducia e ascolto. Decide di dare fiducia a questo consulente finanziario che non conosceva, aveva conosciuto veramente pochi istanti prima, e ascolta quello che gli sta dicendo. Il consulente finanziario gli fa una fortissima obiezione: lei non sa forse quale sia il suo business. Quante volte la nostra risposta a un'obiezione è controbattere a prescindere, un voler vincere a tutti i costi. Kroc è lì e ascolta. E ascolta cercando di elaborare ciò che stava ascoltando. Quindi queste due skill gli hanno permesso di poter cambiare marcia, di poter cambiare la sua idea di business in qualcos'altro più fruttuoso, cambiando totalmente l'approccio. Quindi questo passaggio, questo momento lo ritengo veramente fondamentale e mi ha ispirato queste due considerazioni e questi due spunti di riflessione su chiedersi quanto ascolto ciò che ho intorno, come lo rielaboro e quanto sono disposto a fidarmi di chi è competente. Il passaggio non è banale. Ray Kroc dà fiducia a ciò che gli stavano dicendo. Fiducia, ascolto, sono dei nostri valori? Come li alleniamo? Come li alimentiamo? Terzo momento, il monologo finale. Ray Kroc spiega, racconta quale sia stato il perché più grande che lo ha spinto a far nascere questo impero. Lo vediamo insieme e poi considerazioni su questo momento e considerazioni finali. Via! Allora, so cosa state pensando. Come diavolo fa un uomo di 52 anni al tramonto, rappresentante di macchine per frappè, a fondare un impero del fast food con 1600 ristoranti in 50 stati, 5 paesi stranieri e un'entrata annuale che viaggia intorno ai 700 milioni di dollari? Una parola: perseveranza. Perseveranza. Sì, fratelli. Niente a questo mondo può sostituire la buona vecchia perseveranza, né il talento, che c'è di più comune degli uomini di talento che non hanno successo, né il genio. Il genio non riconosciuto è ormai un cliché. L'istruzione nemmeno, visto che il mondo è pieno di cretini istruiti. Soltanto la perseveranza e la determinazione sono onnipotenti. Bene?
signor Croc? Withers. Vorrei farle un'intervista per l'apertura del suo 100° ristorante. Certo, chiami il mio ufficio. Va bene. Grazie. Già, come si fa a raggiungere un risultato? Ho fatto un video sulla perseveranza che vi invito a vedere. Quello che più mi ha fatto nascere e mi ha fatto ispirato è la formazione che faceva quotidianamente. Questa parte di monologo si ascolta all'inizio del film. Lui mette un disco sul giradischi e mentre in un motel ascolta proprio questa lezione dove lo speaker, il marketer, racconta appunto che né il talento né l'istruzione ma la perseveranza ti permettono di arrivare. Per lui è diventato un mantra ed è arrivato. Quindi formazione sempre, formazione continua, credo che sia uno degli step che il film porta con sé. La perseveranza, chiaramente lui era un uomo deciso, cinico. Considerazioni finali su quello che è questo film e perché l'ho scelto, insomma, per questa seconda Mental Coach Reaction. Di spunti ne abbiamo visti tanti nei tre momenti, a partire da come riconoscere e vivere in maniera produttiva ed efficace l'opportunità che ci si presenta, passando per mettere in campo skill molto importanti come la fiducia, l'ascolto, per arrivare alla perseveranza. In questo passaggio ci sono disseminate anche tante altre caratteristiche che hanno portato poi Ray Kroc ad ottenere questo risultato. Innanzitutto la formazione, costanza, voglia di arrivare, visione del futuro. Veramente dentro questo film ci sono disseminati tantissimi spunti che ci possono portare a vivere determinate situazioni, a farci allenare in maniera corretta, a mettere in campo tutte quelle risorse che possono aiutarci ad arrivare, a raggiungere i nostri obiettivi, ad avere risultati importanti. Certo, non fattureremo forse 500-700 milioni di dollari al mese, ma di sicuro la nostra idea di business avrà a disposizione degli strumenti più efficaci e più produttivi. Se quotidianamente noi ci applichiamo, ci alleniamo e alleniamo le nostre competenze. Per questa Mental Coach Reaction è tutto, vi aspetto alla prossima. Se vi è piaciuta vi invito a lasciare un bel like, per me sarebbe importantissimo. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi nella mia Coaching Zone per continuare a condividere, continuare a crescere, continuare a raggiungere i nostri risultati. Io vi aspetto, un saluto da Stefano Rocco, Mental Coach.